È mercoledì 22 febbraio, buongiorno, bentrovati al TG2000, queste le ultime notizie. Sempre al vostro fianco, la Premier Meloni in visita a Kiev conferma il pieno appoggio dell'Italia ed elogia la resistenza del popolo ucraino. L'incontro con Zelensky segnato dalle parole di quest'ultimo su Berlusconi. La sua casa non è mai stata bombardata, dice. Il sostegno della nostra coalizione, replica la Premier, è nei fatti. Appoggio all'Ucraina e dai valori occidentali ribaditi anche dal presidente americano Biden nel suo discorso a Varsavia. Con l'Ucraina per la libertà, dice, in migliaia lo acclamano sulla piazza del Castello Reale. La NATO è più forte che mai, dice e aggiunge, la guerra l'ha voluta Mosca, ma Kiev è forte e continua a essere libera. Intanto da Mosca Putin torna a tuonare contro l'Occidente, riaccende la minaccia nucleare, il capo del Cremlino sospende il New START, l'ultimo trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari firmato nel 91 da Mosca e Washington in piena guerra fredda. Nella capitale russa l'inviato cinese oggi vedrà anche Putin. E in Vaticano torna come ogni mercoledì anche questa mattina l'appuntamento con l'udienza del Santo Padre alle 9 in aula Paolo VI, diretta su TV 2000 subito dopo la Santa Messa. E si apre oggi con il mercoledì delle ceneri il tempo della Quaresima, celebrazione penitenziale questo pomeriggio presieduta da Papa Francesco. La processione inizierà alle 16:30 muovendo dalla chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino a Roma verso la Basilica di Santa Sabina, dove Papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica con il rito dell'imposizione delle ceneri, diretta anche in questo caso su TV 2000 già a partire dalle 16. Nuove scosse, nuove vittime in Turchia, la terra trema ancora, sono oltre 48.000 le vittime dello sciame sismico iniziato nella notte fra il 5 e 6 febbraio e che tuttora non si ferma, oltre 1.000 i morti dell'ultima scossa ieri mattina, migliaia i feriti, il bilancio continua a salire. Proteste antifasciste a Firenze. Circa un migliaio di persone hanno sfilato nella tarda serata di ieri per una manifestazione dopo l'aggressione di sabato scorso ad alcuni studenti del liceo Michelangelo, per cui sono stati denunciati 6 aderenti alla formazione di destra Azione Studentesca. La procura indaga per violenza privata. Ancora sbarchi sull'isola di Lampedusa, altri 40 migranti soccorsi nella tarda serata di ieri. Continuano i trasferimenti dal centro di Contrada Imbriacola dopo i 459 che ieri hanno lasciato l'isola diretti a Pozzallo e a Crotone. Sbarchi anche a Pozzallo e Porto Sicuro per 40 su una nave ONG ad Ortona in Abruzzo. E caccia al killer di Pesaro, ricerca in tutta Italia per un uomo di 30 anni sospettato di aver ucciso con 13 coltellate Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto ieri mattina nella sua casa nel centro storico. La vittima avrebbe aperto la porta al suo assassino, una persona che conosceva, di cui si fidava, tanto da cenare insieme. In corso le indagini. Nuovo incidente sul lavoro ad Avola, nel Siracusano. Un operaio di 36 anni è rimasto folgorato mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un immobile. Vani i soccorsi, la scarica elettrica è stata letale. Nodo Superbonus, Confindustria pronta all'acquisto dei crediti. Mentre si studiano le modifiche per frenare gli effetti dello stop alla cessione del credito, siamo pronti, spiega il numero uno degli industriali Bonomi, a un'assunzione di responsabilità se il governo creasse le condizioni per fare cessioni di primo grado fra privati. 2 anni fa la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo insieme al loro autista locale, fissata per il 25 maggio prossimo l'udienza preliminare del procedimento che vede imputati 2 dipendenti del Programma Alimentare Mondiale. Intanto oggi alle 15:30 a Limbiate, città d'origine, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, celebrerà una messa di suffragio nel cimitero monumentale. In chiusura lo sport con il Napoli che non si ferma e batte a Francoforte l'Eintracht per 2-0, ipotecando il passaggio ai quarti di finale. Stasera poi alle 21 l'Inter incontra il Porto nel match di andata. Bene, noi ci fermiamo qui, linea subito alla Santa Messa. Il TG2000 torna a mezzogiorno in punto. Grazie per l'attenzione, buona giornata, arrivederci.